Capodanno in fila per fare i tamponi anche a Pescara come nelle altre città del paese. All'esterno di numerose farmacie questa mattina c'era gente ad aspettare di poter fare l'esame o attendere il risultato del tampone antigenico, considerando poi la chiusura delle farmacie nelle giornate del 1 e del 2 gennaio. Nessuna isteria all'esterno, ma grande responsabilità per poter avere la notizia positiva e poter passare qualche ora di festa in famiglia con il tampone negativo. Tanta gente in fila fuori alle farmacie di Pescara, una trentina di persone qui all'esterno. Lei da quanto tempo sta facendo la fila? Noi abbiamo fatto la fila, adesso stiamo attendendo i risultati, abbiamo fatto la fila una mezz'oretta. Insomma, fare questi tamponi a Capodanno non è il massimo. Però sono preventivi, mia figlia lo ha fatto perché vorrebbe festeggiare e quindi tutti i compagni hanno fatto il tampone. Insomma, un Capodanno un po' particolare, con i tamponi, insomma, non si potrà fare festa come si pensava. Però con i tamponi siamo tranquilli, quindi... Tu vai a scuola? Sì. Insomma, anche a scuola c'è un po' di preoccupazione. Eh sì. Del resto, anche quando torneremo saremo molto preoccupati perché chiaramente sarà inevitabile che ci saranno stati dei contagi e quindi dobbiamo stare molto attenti, ma dobbiamo stare attenti adesso e quindi non pensare che perché abbiamo il Green Pass tutto sia tranquillo, dobbiamo sempre... essere molto accorti. Lei è in fila per i tamponi o deve attendere il risultato? Dobbiamo aspettare il risultato, ma è solo una sicurezza in più visto che siamo tutti vaccinati, quindi speriamo bene. Da quanto tempo siete in fila? Adesso 10 minuti per aspettare il risultato, poi abbiamo fatto. Il suo figlio? Sì. Tu pure hai fatto il tampone? Io l'ho fatto, lei no. Insomma, si fanno i tamponi invece di festeggiare il Capodanno? Non fa niente, tanto il Capodanno lo festeggiamo stasera. Questi tamponi a Capodanno, nessuno se l'aspettava. È normale che si facciano perché la pandemia esiste, quindi l'unica soluzione è questa, quindi andiamo avanti.